Spazio. Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovissimo video. Oggi sono qui a farvi vedere come si imposta su Windows le cartelle nascoste, come si attivano le cartelle nascoste. Ora, cosa sono le cartelle nascoste per chi non lo sapesse? Casella, controlli, registro. Per chi non lo sapesse, le cartelle nascoste sono delle cartelle in cui Windows salva dei dati che per default sono nascoste, in quanto sono cartelle che potenzialmente potrebbero essere pericolose pericolose se vengono modificate in un certo modo o vengono eliminate, però per fare certe cose è utile averle attive. In questo video quindi andremo a vedere come si attivano queste cartelle nascoste. Prima di questo video inizio però vi invito a lasciarmi un commento, mettere un like, iscrivervi al canale, condividere il video con tutti i vostri amici e adesso possiamo partire subito. Spazio. Ecco qua, come avete visto adesso siamo nel mio desktop. Windows di sinistra di folder. Guardate pure, questa di sottofondo è la sintesi vocale e adesso possiamo partire subito. Intanto andiamo nel menu start, che come sapete, se non lo sapete, se siete nuovi, io ho un menu start modificato con Open Shell. Se volete, sul canale c'è il video su come installare questo tipo di menu, se vi piace e non vi piace quello di Windows 10 o Windows 11. Quindi andiamo nel menu start. Control Escape, menu context. Qui andiamo nel pannello di controllo. Se invece volete fare con il menu start di Windows 11, basta che nel menu start, nella casella di ricerca, digitate pannello di controllo. Io connessione. Fortunatamente Gabriel, pannello di controllo. Account a destra. E adesso andiamo su opzioni. Da qui è uguale, a parte un po' l'interfaccia. Adesso andiamo su opzioni di opzioni esplora file. Opzioni di indirizzo, opzioni esplora file, personalizzo. Qua. Invio, chiudo menu, barra delle applicazioni, opzioni. Perfetto, quindi da qui in poi è tutto uguale per tutti. Anche l'interfaccia. Allora, adesso andiamo in visualizzazione. Generale, apri. Generale, scheda, alt, chiudi, sposta, chiudi, sposta, scheda. Chiudo menu, generale, scheda. Andiamo in visualizzazione. Impostazioni avanzate, due punti visualizzazione. Impostazioni avanzate, qui c'è una serie di opzioni. Bisogna andare in cartelle file nascoste. All'immissione di livello 0, file livello 1, cartelle file nascosti aperto. Questo qua, cartelle file nascoste. Livello 2, non visualizza. Bisogna cliccare in visualizza cartelle file nascoste. Non visualizza cartelle file unità nascosti trattino offer. Cartelle file e unità nascoste. Clicchiamo col tasto spazio oppure con il tasto destro. Spazio, visualizza cartelle. Due volte col tasto destro e poi ripristina pulsante. Ok, pulsante. Spazio, destro, folder. E adesso, ad esempio, se andiamo nella nostra cartella utente. Questo PC invio. Questo PC, W Music. Disco locale app invio. Disco dollar cocos S Gabriel Guido Inte. My phone per program utente Windows 16 di 18 utenti invio. Default public user. Invio. User 1. Qua vedete punto ci sono delle cartelle che non avevate mai visto. Updata. Updata. Apple 8 di 30. Collegami. Apple. Da fine posso. Dei file un po' strani, tipo Bash History, se usate spesso F4, il prompt dei comandi, e questi sono i file che prima erano nascosti. Quindi, questo video su come attivare le cartelle e i file nascosti termina qua. Se vi è piaciuto lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Casella, mi transcon, avvia la, termina la.